Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Se c'è qualcosa da notare in questo periodo degli ultimi 2 mesi, una magrissima consolazione è che questo periodo ha eliminato tante disuguaglianze, o quasi. Perché? Perché siamo tutti in casa, facciamo tutti le stesse cose. Ce la faremo! E abbiamo dovuto rinunciare tutti a qualcosa, anche nel settore dell'automotive. Molte aziende hanno dovuto chiudere, tante altre hanno riconvertito la loro produzione. E anche nel settore del giornalismo e di YouTube e dei vari blog e siti internet ci sono state delle rinunce, ma questo appunto ha eliminato delle disuguaglianze, perché noi dal canto nostro potevamo e avevamo già prenotato il nostro viaggio per Ginevra 2020, tanti altri per motivi di lavoro, impegni personali e anche per disponibilità economiche, perché Ginevra è molto costosa, avrebbero dovuto rinunciare quest'anno. Perciò c'è chi come Volkswagen ha pensato, oltre alle varie videoconferenze fatte durante i giorni del presunto salone, qualche settimana dopo, infatti in questi giorni proprio, portare ai suoi fan e comunque agli acquirenti uno stand virtuale per girare a 360 gradi tra i modelli che avremmo visto al Salone di Ginevra 2020. Questi sono i modelli, però prima di andare a vedere questo stand virtuale vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare il campanello, cliccando per ricevere tutte quante le notifiche, di seguirci su Facebook, Instagram e di non perdervi tutti i nostri articoli su WeDrive.tv. Bene, Volkswagen ci dà il benvenuto in questo stand che possiamo visionare a 360 gradi. Oh, piccolo spoiler, ve lo faccio vedere dopo. E possiamo muoverci liberamente all'interno di questo stand. Stand che ha molte caratteristiche simili a quello che abbiamo visto al Salone di Francoforte a settembre. E chiaramente poi da qui non c'è nient'altro, perché ci sarebbero state le altre case sempre del gruppo VAG. Ma direi di andare subito a vedere quali auto avremmo visto a Ginevra 2020 e quali ci siamo perse. Innanzitutto c'è questo concept che è la ID Space Vision, se non sbaglio. Prima è uscito il nome, qui in alto esce il nome, ma va bene. E qui troviamo la ID3, che è la prima First Electric di casa Volkswagen, un'auto che vi ricordo appunto a motore totalmente elettrico da 204 cavalli, alimentato da batterie agli ioni di litio da 45, 58 e 77 kWh. Insomma, una piccola auto che è del segmento della Golf, però totalmente elettrica, ha sostituito la Golf E, e avrà autonomia da 330 a 550 km di percorrenza, con una ricarica che porterà l'80% della batteria, penso col wallbox di Volkswagen, in soli 30 minuti. Ma andiamo un po' avanti a vedere, perché ci sono tante altre ID3 qui. Come vedete c'è il grande badge ID delle Volkswagen elettriche e quelle più futuristiche, e qui ci sono le vetture elettriche di Volkswagen. Per adesso appunto la gamma consiste solo in ID3, ma arriverà la ID4, che è un SUV, e qui la vediamo in grigio. Da questo lato possiamo vederne un'altra. Non è troppo intuitivo questo, diciamo, questo stand virtuale a livello di navigazione, però va bene così. E possiamo anche vedere, questo è molto interessante, lo ricordo anche da Francoforte, c'è questo pannello, bellissimo, lo posso muovere, guardate un po'. Mi allontano per farvelo vedere, un attimo che mi metto nella giusta prospettiva. Guardate, posso muovere questo pannello per mostrarvi un po' l'interno della ID3. L'interno, la vera e propria anima col pacco batterie sul fondo della vettura, e tutta quanta la sua ingegneria. Fantastico, fantastico, anche in virtuale si può vedere. Bello, bella idea Volkswagen. Qui abbiamo il wallbox, la colonnina data in dotazione per la ricarica della ID3. Ma direi di andare avanti, perché quest'auto abbiamo iniziato a conoscerla molto bene settembre scorso. C'è la piccola app, vediamo se si può fare qualcosa, non credo. E più avanti, oltre a questa ID3 molto bella, molto aggressiva, in grigio scuro con il tetto nero e i vetri oscurati, troviamo un'altra zona, una zona con, se vogliamo, dei giocattoli, il Transport, anzi questo è il concept bully, se non sbaglio, non mi ricordo nemmeno come si chiama, scrivetemelo nei commenti se ve lo ricordate, elettrico, anche la piccola ID3. E qui abbiamo una zona con i van, questo è il multivan, molto bello e personalizzabile, qui in bicolore. Qui c'è la zona lounge con il nuovo caddy, anche questa era una novità che non si era ancora vista da nessuna parte. Bello, bello. Da questo lato c'è ancora un piccolo spoiler, ma direi di andare avanti e di dribblarlo sonoramente, perché voglio mostrarvi anche qualcos'altro.
da questo lato ci sono le auto più familiari, più imponenti se vogliamo. Del marchio abbiamo la Arteon, questa berlina coupé, questa grossa berlina coupé. Abbiamo l'ultima versione della Passat, l'ultima generazione, in blu. Questo penso sia un airline, tra l'altro. Dovrebbe esserci qui questo piccolo badge, ma non si riesce a leggere troppo. Comunque sì, la Passat Estate, la Station Wagon. Le versioni normali della Golf, con un bel grigio scuro intenso e il color oro di lancio. Ma proseguendo troviamo altri modelli. Ci sono la piccola Polo, questa se non sbaglio è la Polo GT, non si legge bene in questo... Sì, Polo GT e Up GT. Insomma, già ci avviciniamo al tema principale di questo video. Chiaramente i SUV non potevano mancare e Volkswagen li ha portati tutti, dal più piccolo, che è il T-Cross, al medio, che è il Tiguan. Questo se non sbaglio è l'All Space, quello con il passo un po' più lungo, per dare più spazio nell'abitacolo ai passeggeri posteriori, è il Touareg, l'imponente Touareg in bianco, molto aggressivo devo dire. Oh, mi giro per mostrarvi un po' queste vetture qui, abbiamo in arancione il T-Cross sempre, questo se non sbaglio è un airline, un po' più imponente, un po' più piantato al suolo. Abbiamo una Polo, sempre dello stesso colore, in questo arancione molto interessante. Sono belli i giochi di luce che ha... Oh, un attimo ragazzi, cosa leggo qui? Oddio, Volkswagen. Come fai a sapere? Oddio mio, no ragazzi, questo è troppo. WeDrive. Oddio, va bene. Grazie per la dedica. Abbiamo qui la Tiguan All Space. Vedete, il passo è leggermente più lungo, le proporzioni sono leggermente diverse. Girandoci troviamo ancora per un segmento familiare la Touran. Touran che troviamo peraltro anche... Ah no, questa è la Charan, scusatemi, perdonate l'errore colossale. E da questo lato, ho urtato un po' la macchina, abbiamo la T-Roc, un'auto molto interessante. Questa zona bianca non ha solo la T-Roc, perché ha anche la Passat Estate GTE, la versione ibrida, anche la Golf GTE che vedremo a brevissimo. E girando un po' intorno troviamo un'altra Golf. Questa qual è la... Oh, scusatemi. Come si ferma? Non è esattamente troppo intuitivo questo sistema. Comunque, torniamo dove eravamo, perché dopo aver visto la Golf ibrida e la Passat ibrida... Tra l'altro qui ci sarebbero state Porsche, Lamborghini... Vabbè, lasciamo stare. Qui abbiamo la T-Roc R, che ha lo stesso motore della Golf R, della settima generazione di Golf R, da 300 cavalli, il TSI. E anche la Touareg R, che tra l'altro è un modello che avremmo visto al suo debutto proprio a Ginevra. Molto interessante. Ma adesso qui parliamo di alcune protagoniste interessanti di questo... Vediamo qui, si può fare qualcosa? No. Dicevo, abbiamo... Ah, la T-Roc Cabri, oddio. Prima volta che la vedo, tra virgolette, dal vivo. Non so. Qui c'è la Golf GTD, ma adesso direi appunto che è arrivato il momento di... esplorare un po', ma no dai, vi faccio un po' cuocere nel vostro brodo mostrandovi gli interni della T-Roc Cabriolet. Va bene, abbastanza. Direi di andare a vedere subito le tre protagoniste di questo video, ossia gli ultimi tre modelli della gamma Golf. Eccoli qui, guardate. Abbiamo da destra a sinistra la GTD, se non sbaglio, dovrebbe essere. No, GTE. GT qui al centro in rosso e GTD da questo lato. C'era una funzione che avevo trovato che permetteva di cambiare colore alla vettura. Eccolo, guardate qui la Golf GT in bianco per mostrarvi le sue appendici aerodinamiche anteriori, la griglia nido d'ape, i fari che si spostano verso la parte laterale, i cerchi a 5 razze sportivi e nel posteriore gruppi ottici che abbiamo conosciuto col family filling della Tiguan, piccolo spoiler, e due piccoli scarichi col badge GT. Cambiamo ancora colore, grigio scuro, grigio ancora più scuro, un grigio quasi canna di fucile, nero, molto bello, e tornando al classico rosso, caratteristica delle GT. Andiamo a vedere un po' la GTD, adesso vi do un po' qualche numero. Anche la GTD è un'auto molto interessante e a livello di motorizzazioni questa potrebbe essere quasi la più interessante per chi vuole un po' di sportività, ma non vuole comunque essere, tra virgolette,
assassinato, svuotato di tutti i suoi averi per i consumi della propria vettura. Partendo dalla GTD, monta un motore 2000 TDI da 200 cavalli e ben 400 Nm di coppia massima, ragazzi, pazzesca. Ma abbiamo la, cambiandola ancora un po' il colore in bianco per farvi vedere meglio i dettagli, la GT, che è arrivata all'ottava generazione di questa sigla gloriosa della Golf, molto molto grande rispetto alla prima edizione, che monta il 2000 TSI turbo benzina da 245 cavalli, sprigiona 370 Nm di coppia massima ed è autolimitata a una velocità massima di 250 km/h. Chiaramente monta il fluidissimo e veloce cambio automatico DSG, sul quale peraltro arriverà un focus di Peppe nella sua serie sui cambi automatici. Questi sono i due scarichi, ma adesso direi di andare a vedere l'ultima, la GTE, perché vi ho mostrato la ID3, che è la nuova media elettrica di... Si è bloccato? Ok, si era un attimo bloccato. Dicevo, vi ho mostrato la ID3, che è la media full electric, la prima full electric di Volkswagen, e ha sostituito la e-Golf, la Golf elettrica, però la versione plug-in hybrid esiste ancora della Golf nella sua ottava generazione. Eccola qui, la GTE, con appendici un po' più sportive, oltre alla normale plug-in hybrid di Golf 8. La GTE in particolare ha sempre 245 cavalli, come la GTI, però sprigionati non da un 2000 TSI turbo, ma da un 1400 TSI, sempre abbinato al cambio DSG, con una batteria di ioni di litio da 13 kWh, che appunto vanno un po' ad aiutare il 1400 a motore il motore termico 1400 TSI, che porta appunto la potenza a 245 cavalli totali, e l'auto è capace di andare per 60 km in modalità full electric. Insomma, una bella lineup interessante. Adesso mi allontano un po' per farvele vedere. Ecco, mi avvicino di più a questa Passat Estate per farvele vedere un po' tutte e tre insieme. Va bene, sono delle auto molto interessanti. Adesso però devo dire che si è fatta una certa ora e quindi devo trovare l'uscita da questo stand. Come si fa? Nel frattempo, prima di arrivare alle conclusioni di questo video, vi dico che se avete voglia di farvi un giro in questo stand, qui in descrizione, nel primo commento, potrete trovare il link per accedere a questo salone di Ginevra ancora più virtuale del normale. Lì ci sono le scale, probabilmente è da lì che si va verso l'uscita. Vediamo un po'. Sì, però non si può passare. Evidentemente non ho ancora sbloccato questo livello. Questo quindi era lo stand che avremmo visto al Salone di Ginevra 2020. Purtroppo per il prossimo salone dovremo aspettare più in là durante quest'anno, ammesso che non sia annullato, speriamo di no, perciò dobbiamo tutti restare in casa per evitare che ciò succeda, per poterci godere insieme le prossime novità del mondo automobilistico e per goderci anche il 2021 con la prossima edizione della Kermesse Elvetica. Prima di salutarci voglio sapere i vostri pensieri qui sotto nei commenti, iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche sui nostri prossimi video e inoltre seguiteci anche su Facebook, Instagram e su www.wedrive.tv.